Buongiorno a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo. Io sono Luca Rastello, giornalista. E io sono Andrea De Benedetti, giornalista, freelance, traduttore, insegnante. Insieme abbiamo fatto un viaggio molto strano, ci sembrava un'idea banale e invece è stata una fonte di sorprese, di scoperte veramente imprevedibili sulla linea di terra che dovrebbe nei sogni dei fautori dell'alta velocità collegare Lisbona a Kiev, quello che è stato chiamato nel 1996 Corridoio 5, oggi viene chiamato Corridoio Mediterraneo, ma insomma costituisce un po' il mito di fondazione, di giustificazione di tutte le grandi previsioni di investimenti sull'infrastruttura ad alta velocità. Questo è un viaggio che nessuno aveva mai fatto. E con nostra grande sorpresa. E soprattutto un argomento di cui non si è mai dibattuto nelle eterne discussioni sull'opportunità o meno di realizzare la Torino-Lione. Ora, se è vero che la Torino-Lione, come recita questo slogan che ci infliggono da appunto almeno 15 anni fautori del TAV, se è vero che la Torino-Lione è un semplice segmento di questo progetto più ampio, sembra incredibile che nessuno fino all'anno scorso si fosse mai preoccupato di andare a vedere come stavano effettivamente le cose nel resto d'Europa, se questi lavori procedevano o meno, se esistevano già dei progetti esecutivi o meno, se la popolazione locale era d'accordo o meno con la realizzazione di quest'opera. Noi l'abbiamo fatto, siamo stati i primi ad averlo fatto e abbiamo scoperto una serie di cose di cui qua in Italia si è assolutamente all'oscuro. Diciamo che il metodo è consistito semplicemente nel prendere sul serio le parole d'ordine dei sostenitori. Noi abbiamo preso sul serio l'idea, trasmessa in mille modi e da mille vettori, che esistesse un grande progetto di cui un solo tassello, quello italiano, non fosse realizzato e che noi fossimo l'intoppo a questo grande progetto. Lo slogan era: l'Europa è pronta, solo noi la stiamo facendo aspettare. Siamo andati a vedere che cos'era questo grande progetto, come si articolava e come si strutturava. Con nostra grande sorpresa, come diceva lui, non l'avevano ancora fatto. Noi pensavamo fosse una banalità e invece abbiamo scoperto non solo che il grande progetto non c'è, ma che anche dove c'è viene interpretato in maniera molto diversa da quelle a cui siamo abituati qui da noi, insomma, di quelle che ci raccontano qua. Il vero protagonista di questo viaggio non siamo tanto noi, quanto il pacchetto di caffè che noi abbiamo trasportato da Lisbona a Kiev. Pacchetto di caffè che è stata sicuramente la prima merce a compiere questo tragitto, verosimilmente sarà anche l'ultima. Posso dire che è stata un'operazione spudoratamente sit-up, perché un argomento di chi è contrario alla realizzazione della linea è anche che nessuna merce ha mai viaggiato da Lisbona a Kiev, adesso quella merce c'è, il nostro caffè lo ha fatto. Sì, esatto, noi abbiamo dimostrato il contrario, ancorché con un campione commerciale effettivamente abbastanza esiguo. Che ne ha tratto peraltro danni, perché è arrivato massacrato. Sì, è arrivato un po' smunto, un po' consunto, un po' patito effettivamente a Kiev, tanto che poi appena arrivati a destinazione l'abbiamo dovuto immediatamente consumare, perché sarebbe diventato tossico, immagino, di lì a pochi giorni. Sì, anche perché bere un caffè buono a Kiev se non te lo porti. Noi abbiamo fatto questo viaggio nell'idea di ripercorrere l'itinerario che dovranno compiere nei voti dell'Unione Europea le merci di qui a 20, 25, 30 anni, non si capisce bene, perché poi ecco, queste previsioni sono sempre abbastanza campate per aria, certamente sempre troppo ottimistiche rispetto poi alla realtà dei fatti, che si incarica sempre di smentirle. Ammesso che possa essere considerato ottimistico sostenere che dobbiamo sborsare miliardi adesso perché per trarne guadagni nel 2073, perché poi sembra una battuta, una barzelletta, ma è quello che dice il rapporto del ministro Passera, quello che dice il governo italiano, quello che dice l'Unione Europea, che questo
quest'opera diventerà redditiva tra 60 anni, alla faccia dei piani quinquennali di Giuseppe Stalin, qui facciamo i piani sessantanquennali. Naturalmente noi eravamo convinti che con l'alta velocità un pacchetto di caffè potesse arrivare da Lisbona a Kiev in non più di 48 ore, salvo scoprire strada facendo, in primo luogo, di segmenti ad alta velocità su questo tragitto ce ne sono 3 o 4, non di più, per il resto i treni viaggiano a velocità media, bassa o bassissima in alcuni casi dove c'è soltanto un binario. E che anche quei segmenti non riguardano minimamente le merci, per come ci hanno spiegato esperti incontrati lungo il cammino, intervistati dopo il viaggio, di logistica, ma anche personaggi come il presidente della Camera di Commercio di Algeciras, che è una delle persone più interessate al trasporto merci sull'asse di cui parliamo, le merci non possono e non devono essere trasportate ad alta velocità, in primo luogo per ragioni di sicurezza, ma anche per ragioni di costo. Oltre i 90 km orari, un trasporto ferroviario di merci comporta un'usura del materiale, dei vagoni, delle rotaie, del materiale rotabile, che incide sui prezzi delle merci trasportate fino a espellerle dal mercato. Una merce che viaggia a più di 90 km l'ora è una merce che costa troppo per funzionare su qualunque mercato, quindi è una merce che si divora da sola. Come ci ha detto il presidente della Camera di Commercio, il sistema più efficace di trasporto merci al mondo è quello americano, che ha un limite di velocità massimo di 70 km orari. Quindi la storia dell'alta velocità per le merci è una favola. Secondo Don Carlos Fenoy, che è uno dei personaggi che abbiamo intervistato, ma anche secondo Sergio Bologna, che è massimo esperto di logistica italiana, si può arrivare a pensare a 80 km orari, massimo 90. Dopo di ciò il trasporto di merci diventa il contrario della redditività. Non solo, aggiungiamo il fatto che è impensabile far viaggiare sugli stessi binari i passeggeri ad alta velocità e le merci a velocità media, perché si creerebbero degli ingorghi, degli intasamenti memorabili, insomma sarebbe un suicidio logistico imperdonabile. Oltretutto tutti gli investimenti sono sulle tratte e non sugli snodi, un paradosso abbastanza delicato, ma che può essere riassunto con un esempio che si viene a creare, e che l'investimento sulle tratte, perché diventino tratte ad alta velocità, aggrava, è quello che si può immaginare pensando a un'autostrada velocissima con un solo casello, con una sola porta di uscita. Tutto quello che si guadagna in velocità sulla tratta, paradosso dell'ultimo chilometro, si perde nella coda mostruosa che si viene a creare per l'intasamento del casello. E purtroppo la politica che si sta facendo là dove si parla di tratte ad alta velocità non prevede nulla sugli snodi. Se vogliamo parlare di merci, per esempio i terminal di Orbassano, per esempio, i terminal intermodali dove queste merci vengono scaricate, i magazzini dove le merci vengono stoccate, che non sono organizzate per una logistica agile ed efficiente, l'organizzazione stessa delle aziende di trasporto, i problemi logistici non sono legati, come dice peraltro Sergio Bologna, a un maggiore investimento nell'hardware, cioè nelle grandi opere, nel grande cemento, ma a un adeguamento, dovrebbero essere legati a un adeguamento del software, dell'organizzazione. Sì, e da questo punto di vista siamo ancora abbastanza in alto mare, se è vero che più del 50% dei camion, dei tir che vediamo circolare sulle nostre strade hanno i cassoni completamente vuoti. Ecco, quindi evidentemente forse sarebbe il caso di cominciare a lavorare prima su una maggiore resa dal punto di vista dell'efficienza, piuttosto che invece sulla progettazione di grandi opere costosissime e che in futuro potrebbero non servire più. Si può dire senza paura di esagerare che la merce più trasportata in Europa è l'aria, in questi cassoni vuoti, e si può dire che forse la seconda merce trasportata sono previsioni gonfiate. Quanto alla organizzazione efficiente della logistica, per esempio, l'abbiamo scoperta vergognandoci anche un po' di noi stessi in una maniera molto buffa alla stazione di Ronda, parlando con il capostazione che ci illustrava l'adeguamento per le tratte internazionali del corridoio internazionale di cui noi ci stavamo occupando. Lui ci diceva: introdurremo un tercer carril, una terza rotaia, e noi questo tercer carril lo sentivamo come un terzo binario. Continuavamo a non capire, a dire: ma come, per l'alta velocità mettete un terzo binario, ma noi ne vediamo uno solo, dov'è il secondo? No? E lui dice: ce ne sono due, se no come farebbero i treni a viaggiare? No, noi continuavamo a non capire.
E lui allora disse: vabbè, ve lo spiego con un disegno. Prese carta, matita e pazienza, disegnò la prima rotaia, la seconda rotaia, per farci capire bene fece le traversine in mezzo, e poi mise un terzo filo in mezzo ai primi due, facendoci capire che era un problema di scartamento. I treni spagnoli hanno uno scartamento diverso, per farli viaggiare senza dover cambiare il convoglio era necessario adeguare in qualche modo la rotaia, ma su una sola linea, su un solo binario, sarebbero passati sia i treni a scartamento spagnolo sia i treni a scartamento europeo, non solo, ma nelle due direzioni. E quello era il progetto di alta velocità che si stava realizzando, senza grandi colossi infrastrutturali, senza cemento, senza strade asfaltate di supporto. E quando noi chiedemmo a questo signore: sì, ma scusate, nelle due direzioni come fanno i treni a incrociarsi? Lui disse: basta fare un piano di viaggi adeguato e gli incroci si avvengono nelle stazioni. E questa è l'idea dell'efficienza. Quanto all'alta velocità vera e propria, che abbiamo appurato essere destinata soltanto al trasporto passeggeri, ecco, l'alta velocità è un business che sicuramente accontenta gli appetiti dei cittadini che si sentono proiettati nella modernità se vedono arrivare nelle stazioni dei loro paesini questi bellissimi treni nuovi ed affusolati che promettono velocità supersoniche. Però si è rivelata, alla prova dei fatti, un business in drammatica perdita. Il caso della Spagna è emblematico. La Spagna è il secondo paese al mondo per chilometri ad alta velocità per i passeggeri, oltre 2000, superata soltanto dalla Cina. Ecco, una delle cause principali della crisi in cui versa attualmente l'economia spagnola, oltre alla bolla immobiliare, è data dagli investimenti fuori misura nell'alta velocità passeggeri, che unisce città minuscole come Guadalajara, Segovia, Toledo, e in compenso non garantisce un collegamento al momento ancora tra Barcellona e la Francia, tanto per dirne una. Le uniche due linee al mondo ad alta velocità in attivo sono la Tokyo-Osaka e la Parigi-Lione. Tutto il resto sono in perdita. Anche questo è un elemento su cui varrebbe la pena fare qualche riflessione ulteriore. Tant'è che su grandissime parti del cosiddetto Corridoio 5 l'alta velocità non è nemmeno prevista. Non poche sorprese ci hanno aspettato sul viaggio, per esempio scoprire che dopo Brescia non è previsto niente, non esiste neppure un progetto provvisorio per raggiungere il Veneto, che il progetto di alta velocità sul Friuli è miseramente fallito, è crollato, addirittura che il collegamento legato al Corridoio 5 con la Slovenia è stato interrotto per ragioni diplomatiche e non verrà ripreso. Nel dicembre 2011 è partito l'ultimo treno da Trieste in direzione Lubiana, adesso si va con delle corriere e peraltro bisogna fare due cambi per raggiungere Lubiana a Trieste, non c'è più il treno in quella parte lì. Abbiamo scoperto che l'Ungheria preferisce usare, nella piena legalità, per fare un esempio, gli investimenti europei per il Corridoio 5 nella realizzazione di autostrade, e che il governo ungherese ha detto: ma insomma, se noi dobbiamo avere degli scambi con l'Europa occidentale, ci interessano scambi di informazioni, le autostrade internazionali che ci interessano sono telematiche, non linee ferroviarie o linee d'asfalto, che gli unici investimenti ferroviari in tutta quella parte d'Europa sono fatti sull'asse nord-sud per collegare il mare l'Egeo, l'Adriatico, con le economie ricche tedesche, austriache e poi dei paesi baltici, e non sull'asse est-ovest. Abbiamo scoperto che in Ucraina è stata realizzata l'alta velocità, è stata presentata in occasione dei campionati europei di calcio, e che semplicemente si è scelto di battezzare alta velocità delle linee ferroviarie che hanno una velocità massima di 140 km orari e una velocità media di 108 km orari. È bastato con un gioco di parole nominarle per creare l'alta velocità ucraina. Abbiamo scoperto un'altra cosa, che in tutta Europa si stanno molti paesi attrezzando con un tipo di convoglio, di materiale rotabile, come dicono i ferrovieri, quindi di treno, che si produceva in Italia, che è il pendolino fatto dalle Officine Savigliano, che è un treno ad altissima tecnologia che permette grandi velocità sulle linee ferroviarie tradizionali. Mentre Slovenia, Germania, Austria, Ungheria si attrezzano per comprare il pendolino e farlo viaggiare sulle linee tradizionali, noi stiamo dismettendo il pendolino per costruire grandi e ciclopiche imprese faraoniche, nuove ferrovie.
in alcuni tratti, perché per esempio, come abbiamo scoperto con grande sorpresa, attraversare Torino sarà tutt'altro che banale, perché l'unico progetto esistente taglia in due la faglia idropotabile della città, cioè toglie l'acqua da bere a 1 milione di abitanti, quindi di fatto irrealizzabile, e che l'attraversamento dello snodo di Vicenza è considerato talmente delicato e difficile che la rete ferroviaria italiana non ha nessunissima intenzione di investire nella realizzazione di una linea ad alta velocità in quella tratta lì, tant'è che gli industriali del Vicentino hanno cercato di organizzarsi da soli per farsela, il progetto non è andato in porto, ma di fatto non è prevista un'alta velocità nemmeno in quel tratto della pianura padana, figuriamoci nelle pianure ucraine. Del resto, parlando della questione delle autostrade telematiche, il dottor Michel Chaumat, presidente dell'autostrada ferroviaria alpina, che dovrebbe permettere il trasporto dei rimorchi, dei tir sui treni collegando l'Italia alla Francia, lui riconosceva per primo che i costi della realizzazione del tunnel tra la Val di Susa e la Valle della Maurienne sono equivalenti a quelli necessari per coprire tutta l'Italia con il cablaggio a fibra ottica. E quando noi gli abbiamo fatto notare che, come dire, forse in questo momento della storia dell'umanità sono un pochino più urgenti e più impellenti le opere che riguardano il trasporto di informazioni piuttosto che quelle che riguardano il trasporto delle merci, lui ci ha risposto con una frase sibillina: dipende da che idea si ha di futuro. Ecco, questa idea di futuro sottesa all'idea del TAV, all'idea dell'alta velocità, è un'idea di futuro, a nostro avviso, quantomeno poco creativa, quantomeno poco fantasiosa. È un'idea di futuro abbastanza novecentesca, legata alle materie prime che trasportano, trasportate da grandi ferrovie per grandi tratte spaziali, per servire grandi imprese che creano produzione pesante. Mi pare che non sia lo scenario di sviluppo che si sta configurando adesso. Questo viaggio lo abbiamo raccontato tutto in un libro che per combinazione abbiamo qua che esce da Chiare Lettere, il racconto del viaggio e del racconto di come noi abbiamo preso sul serio tutti gli argomenti dei sostenitori del Corridoio 5, la necessità dell'alta velocità delle merci, per andarli a verificare nei luoghi, e di tutte le sorprese che nel corso di questa verifica abbiamo avuto, e di tutte le posizioni dei nostri interlocutori, più interessanti e più articolate di quanto ci aspettassimo. È un libro che è un libro di viaggio, è un libro di inchiesta giornalistica, e volendo è anche una sorta di piccola guida turistica, orario ferroviario persino. Anche, e poi è anche la rivendicazione di un diritto che è un po' negato dai progetti di viabilità di cui si parla oggi, quello di viaggiare davvero, cioè di deviare, di fermarsi, di improvvisare, di attraversare campagne che non siano ridotte semplicemente alla pura ragione economica del trasporto merci, campagne, come dice un sociologo francese, dove invece di mucche si vedono bistecche che stanno pascolando.